I riformatori a Roma, al Teatro Flaiano, hanno forse aperto una nuova stagione della propaganda politica, un'iniziativa che naturalmente sta già facendo molto discutere. Nudi. Informazione sui referendum. I riformatori a Roma, al Teatro Flaiano, hanno forse aperto una nuova stagione della propaganda politica, un'iniziativa che naturalmente sta già facendo molto discutere. Nudi, come estremo atto politico di denuncia. Otto corpi resi scarni dal digiuno e un silenzio rotto solo dagli scatti delle macchine fotografiche. Il regista è Marco Pannella. Il suo è un grido di dolore. In quel tempo il Signore disse per mezzo di Isaia, figlio di Amos: va, sciogliti il sacco dai fianchi e togliti i sandali dai piedi. Così egli fece, andando spoglio e scalzo. Perché un messaggio così forte? Ma credo che la dimostrazione sia nel numero di telecamere, nel numero di giornalisti che erano presenti a questa conferenza stampa. Abbiamo pronunciato la parola referendum, i cittadini sanno che possono firmare i referendum presso le segreterie comunali, se lo direte e non parlerete solamente d'altro. E in fondo poi nel nostro paese ci sono almeno 5 milioni di naturisti, non credo che la cosa dovrebbe essere così scandalosa. Nudi verso la meta, sul palcoscenico della politica spettacolo, alla ricerca di linguaggi nuovi per battere il muro dell'indifferenza. Nel villaggio globale, assuefatto agli spot, eppure era vestito di passione, di bavagli e di digiuni un tempo, quel movimento radicale che mise a nudo il re, spogliò i tabù dell'Italia un po' bigotta, che sentiva nel divorzio il respiro di Satana. Furono allora una rivoluzione della comunicazione, se non della politica, quelle marce e le veglie, quei volti scavati dalla fame che attraversarono cortine di ironia per raccogliere briciole di un'informazione avara. Politica e marciapiede sui banchetti, ad elemosinare firme in cambio di un referendum, non violenza e quanti pasti saltati e le autodenunce per raccattare la pubblicità delle manette ai polsi e quante marce, un passo dietro l'altro, lungo 30 anni di lotte per i diritti civili, contro la fame nel mondo, la pena di morte, il terrorismo, la P2. Fece scuola quella rivolta dei diseredati senza voce, tant'è che il bavaglio impararono ad usarlo perfino Alberto Michelini o Alessandra Mussolini, mentre Marco ormai prendeva posto accanto al potere dell'informazione. Ma non basta. E allora la sete, fino al limite estremo, quasi il ricatto di un suicidio in diretta, purché quei referendum non muoiano. E oggi che la fantasia si sveste, come ogni spot, anche il referendum ha bisogno di un nudo. E anche stasera abbiamo la vignetta di Staino, vediamo che cosa dice stasera questa vignetta. Pannella si mette nudo per farsi pubblicità. Lui può, se lo fa Prodi, nessuno.